Nella Repubblica Fiorentina il Marzocco era un leone simbolo del potere popolare. La tradizione dell'animale totemico nella città italiane del Medioevo era molto forte, in particolare a Firenze. Tale identificazione si riflette in molti stemmi cittadini e spesso utilizzato in stemmi araldici del tempo. L'abitudine di mantenerne ed esporne esemplari era considerato un segno di potenza e ricchezza. Il termine arriva dal latino Martius, di Marte. Un'altra delle spiegazioni avanzate è che la parola Marzocco sia la contrazione della parola Martocus, cioè piccolo Marte. Il trofeo Marzocco è una gara. Accogliamo con un bel applauso il corteo storico della Repubblica Fiorentina e del calcio storico fiorentino. Aprono il corteo i fanti di Palazzo. Erano la milizia cittadina che a fronte dell'ordinanza di necessità si armavano a difesa della città. Sono armati di picca e spada. Segue il gonfalone di Fiorenza, che è lo stemma della città. Sfilano le Madonne fiorentine, che fanno parte del corteo storico della Repubblica. Entrano gli ufficiali di fanteria. Rappresentano i colonnelli e i capitani delle compagnie assoldate al servizio della Repubblica Fiorentina durante l'assedio del 1530. Ecco i musici, il maestro dei musici con il caratteristico bastone guarnito di nappe e pomo d'ottone comanda la direzione della marcia. I tamburini sono vestiti con il caratteristico costume giallo e suonano un tamburo di legno con pelli d'asino tirati a corda. Essi sono rappresentati a simbolo del calcio storico fiorentino. Le chiarine o trombetti suonano strumenti senza pistoni e sono vestiti in azzurro con bordature rosse e gialle. I pifferi invece suonano un piffero traverso in legno. Ci sono i balestrieri armati di balestra, sono dei fanti. I rappresentanti dei quartieri, quartiere di San Giovanni, quartiere di Santa Maria Novella, quartiere di Santa Croce, quartiere di Santo Spirito. Sfilano i fanti dell'ordinanza, che erano la milizia cittadina che a fronte dell'ordinanza di necessità si armavano a difesa della città. Sono armati di picca e spada. Poi i bombardieri con la colubrina. Gruppo rappresenta simbolicamente le artiglierie della Repubblica Fiorentina. La colubrina è un'arma di artiglieria campale utilizzata negli scontri di campo aperto. Nelle attuali rappresentazioni storiche viene caricata a salve. Entrano i bandierai degli Uffizi, sbandieratori ufficiali del comune di Firenze. Maneggiano bandiere che, oltre a portare il giglio guelfo di Firenze al centro, hanno lateralmente rappresentate le 16 magistrature e uffizi della Firenze rinascimentale al tempo della Repubblica del XVI secolo. Il gruppo si esibisce durante le partite del calcio storico fiorentino, gioco tradizionale della città che ha dato i natali
al calcio moderno, diretto e amministrato dall'assessorato alla valorizzazione e tradizioni popolari fiorentine del comune di Firenze. Si esibiscono inoltre nei giorni delle festività tradizionali fiorentine ed è per questo che sono gli unici a rappresentare istituzionalmente Firenze. Sono gli unici depositari dell'arte fiorentina del maneggio della bandiera. Grandi sono le motivazioni storiche, atletiche e culturali che spingono gli alfieri, i tamburini dei bandierai degli Uffizi e i gonfalonieri a continuare nella loro preziosa attività e a rappresentare Firenze, perché oltre all'orgoglio di farne parte, essi rappresentano Firenze e le origini stesse del calcio, sport tra i più praticati e diffusi in tutto il mondo. Piazza della Signoria, facciamo un applauso ai bandierai degli Uffizi. Ed ora vi presentiamo gli amici dei bandierai degli Uffizi che oggi sono presenti per il 31esimo trofeo Marzocco. Entrano gli sbandieratori città di L'Aquila. Vogliamo sentire un bel applauso per L'Aquila, Iemonnanzi. Il gruppo storico sbandieratori città di L'Aquila, nati nel cuore dell'Aquila nel 95. La storia ha radici profonde ispirate dall'antica e solenne tradizione della perdonanza celestiniana. Durante il corteo della bolla, l'emozione suscitata dalla maestria e dal colore dei gruppi di sbandieratori ospiti ha acceso nel gruppo dell'Aquila, città dell'Aquila, un fuoco che non si è più spento. Mossi dalla passione e dall'ammirazione per quest'arte, un gruppo di entusiasti ha deciso di dare storico all'esperienza tutta aquilana. Così è nato il gruppo storico Sbandieratori Città dell'Aquila. Si sono esibiti in Francia, Germania, Stati Uniti, Emirati Arabi, Spagna e Ungheria. Sono sbandieratori, musici, chiarine e tamburini della città dell'Aquila. Thank you.
Facciamo un bel applauso alla compagnia dell'Orso di Pistoia. Nasce nel 2002 dalla voglia di creare un gruppo di rievocazione storica in un territorio come quello pistoiese, fortemente caratterizzato dalla storia e dall'architettura medievale. Nata dall'unione delle esperienze diverse dei suoi fondatori, fin dalla sua ideazione, la compagnia è espressione di un progetto di ampio respiro, ovvero non si limita ad essere un gruppo di musici e sbandieratori, ma coglie al suo interno anche un gruppo di danze medievali, spadari, arcieri, ed è aperta a tutte quelle attività volte a riportare per le strade e nelle piazze le atmosfere medievali. Obiettivo principe è infatti poter realizzare la rievocazione storica articolata e il più possibile completa nei suoi molteplici aspetti. La peculiarità della compagnia dell'Orso è indubbiamente la varietà della propria compagine, anche grazie all'apporto vivo e proficuo di ogni settore e l'assoluta originalità degli spettacoli e delle musiche che vengono presentati. Sono entrati sul campo di gara gli sbandieratori di San Gemini. Fondata nel 1974, l'associazione Bandieratori di San Gemini è ormai annoverata tra le più longeve e prestigiose d'Italia da quasi 50 anni. Si propone di custodire e tramandare l'arte del maneggiar l'insegna nei suoi aspetti storici più fondati e legati alle tradizioni militari e cavalleresche, cercando però di integrarli e fonderli con aspetti tecnici e coreografici innovativi in grado di offrire performance sempre più apprezzate. Oltre 1200 sono state le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale a cui ha partecipato, rappresentando il folklore della propria cittadina e del territorio di appartenenza in tutto il mondo. Antonio Marrone eseguirà il saluto alla voce secondo l'etichetta militare fiorentina del XVI secolo. State attenti al comando! Badate a voi! Le armi in pugno! Presentate le armi! Salutate! Direttore del corteo della Repubblica Fiorentina, Cristo Sarannelli, arrivare. Per voi, gente. Rimettetevi! Le armi a terra! Riposatevi sulle vostre armi! Gridate con me! Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Vogliamo ringraziare le autorità presenti, il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione,
il presidente di Quartiere 1 Firenze Mirko Rufilli, il presidente del calcio storico fiorentino Michele Pierguidi e Filippo Giovannelli, direttore del corteo storico di Firenze. Do la parola al presidente del consiglio comunale, signor Cosimo Guccione. Benvenuti a tutti i turisti fiorentini che sono capitati forse per caso, perché conoscevano questo appuntamento in questo luogo che per noi è il centro della politica e delle istituzioni fiorentine. Grazie ai gruppi di Pistoia, di San Gemini, dell'Aquila che sono qua a farci onore della loro presenza. Grazie ai bandierai degli Uffizi che portano alto il valore della nostra città quando sono all'estero e quando scendono per le strade della nostra città. Questo trofeo, il trofeo del Marzocco, alla 31ª edizione, è un appuntamento per noi importante, quest'anno in una data straordinaria, doveva tenersi il 1° maggio, ma è sempre un'occasione per ricordare l'importanza di tradizioni che sono il cuore pulsante della nostra città. Alcuni ringraziamenti dovuti ai bandierai degli Uffizi che nel 50° anno della loro fondazione l'anno scorso sono stati insigniti della più alta beneficenza del Comune di Firenze, il fiorino d'oro. Un grazie straordinario perché in questi anni è stato restaurato grazie a loro il nostro Marzocco, ricordando ancora una volta quanto il legame con la città è fondamentale. Io ringrazio tutti quanti voi che siete qua, che con il vostro impegno continuate a rendere orgogliosa la nostra città con gesta straordinarie, e una sola cosa mi rimane da dire, viva Firenze! Andiamo con un bel applauso ad accogliere la piccola squadra degli sbandieratori dell'Aquila. Continua l'applauso, continua. Iemonanzi l'Aquila!
Facciamo un applauso alla piccola squadra degli sbandieratori città di L'Aquila, la città della perdonanza celestiniana. Dei bandierai degli Uffizi di Firenze. Viva Florenzia! Dietro al capitano Antonio Marrone, dietro lo stendardo, i tamburini. I musici. Per voi, la piccola squadra dei bandierai degli Uffizi di Firenze. Thank you.
La piccola squadra dei bandierai degli Uffizi. Applauso ai padroni di casa dei bandierai degli Uffizi. Anche loro sono ambasciatori di Florenzia nel mondo. Fanno parte del corteo storico della Repubblica di Firenze. Ancora un grande applauso. Lo spettacolo del maneggio della bandiera continua. Qui in Piazza della Signoria, oggi, fuori di San Gemini. Fatevi sentire, fatevi sentire. Voi che siete lungo le transenne, pubblico. Sbandieratori di San Gemini, ecco i tamburini, le chiarine. È stata fondata nel 1974 l'Associazione Sbandieratori di San Gemini,
ecco gli sbandieratori. Termina l'esibizione la piccola squadra degli sbandieratori di San Gemini. Farvi notare la cura nel disegno delle bandiere, dei colori, dei costumi, la scelta. Ancora un bel applauso agli sbandieratori di San Gemini. Un forte applauso alla Compagnia dell'Orso di Pistoia.
Ricordo che la prima parte è dedicata alle piccole squadre. Ci sarà una sorpresa nell'intervallo fra le piccole squadre e le grandi squadre. Compagnia dell'Orso, nata nel 2002, Pistoia, la piccola squadra. Thank you.
grande applauso alla compagnia dell'Orso di Pistoia. E l'applauso accompagna la compagnia dell'Orso fino all'uscita. Forza, facciamoci sentire! Come vedete, gli sbandieratori rivolgono la bandiera al pubblico per il saluto e voi rispondete con l'applauso. Thank you.
sono le zanzare, i giovani dei bandierai degli Uffizi. Se avete voglia potete accompagnarli con il ritmo delle mani, seguendo i tamburi. Su, 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 su. Con le esibizioni delle grandi squadre iniziano gli sbandieratori dell'Aquila. Musici, tamburini e sbandieratori, città dell'Aquila, la città della perdonanza celestiniana, della fontana delle 99 cannelle, di tante, tante belle cose. Diamo innanzi l'Aquila. Abbiamo sentito anche che c'è una forte rappresentanza nel pubblico di aquilani. Fatevi sentire! La grande squadra degli sbandieratori, città di L'Aquila. Thank you.
la grande squadra degli sbandieratori città di L'Aquila. Dietro lo stendardo, le chiarine e i tamburini, e li accompagniamo fino alla fine, fino all'uscita, col ritmo delle mani. Su, 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 su. Vogliamo sentire pubblico di Piazza della Signoria. Ancora un applauso per la grande squadra degli sbandieratori città dell'Aquila. Grazie di essere stati alla 31esima edizione del trofeo Marzocco, gara di sbandieratori organizzata dai bandierai degli Uffizi, che l'anno scorso ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione. Dei bandierai degli Uffizi entra la grande squadra. Viva Fiorenza!
la grande squadra dei bandierai degli Uffizi. Spettacolo. Che coreografie. Le mani al ritmo per i bandierai degli Uffizi. Su, su. L'ingresso nel campo di gara e li accogliamo con un grandissimo applauso, gli sbandieratori di San Gemini. Vorremmo sentire se ci sono fra il pubblico pistoiesi. Ce ne sono da Pistoia? Eccoli là. Fatemi sentire, Piazza della Signoria, fiorentini e amici di Firenze, per gli sbandieratori di San Gemini. Thank you.
like. Grande squadra degli sbandieratori di San Gemini, Umbria. E vale anche per loro che il pubblico della piazza della Signoria li accompagna all'uscita con il ritmo delle mani. Su, 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 su. Vi accompagniamo con il ritmo delle mani. Avviciniamo all'ultima esibizione, dopodiché ci sarà il gran finale con tutti schierati dentro il campo di gara. Tocca alla compagnia dell'Orso di Pistoia e qua si alza la voce dei pistoiesi.
L'ultima esibizione è della grande squadra della Compagnia dell'Orso di Pistoia. Thank you.
l'ultima esibizione della grande squadra della Compagnia dell'Orso. Dietro allo stendardo chiarine, tamburini e gli sbandieratori. Li accompagniamo fino all'uscita con il ritmo delle mani. Su, su, su. Ancora un applauso per gli amici di Pistoia della Compagnia dell'Orso. L'inno alla vittoria. Più forte l'applauso per i musici del corteo storico della Repubblica Fiorentina.